Buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione che presterete a questo video, nel quale toccherò un argomento che personalmente ritengo sia di interesse collettivo, per tutta la comunità dei piloti, che siano essi professionisti o non professionisti. Come ben sappiamo, a seguito di indagini e accertamenti riguardanti incidenti o inconvenienti accaduti in volo, si è stabilito e accertato che appunto la causa è stata la scarsa conoscenza e padronanza della lingua inglese da parte degli equipaggi di condotta e quindi dei piloti. Pertanto nel 2011 l'ICAO ha pubblicato un documento numero 9835, nel quale raccomandava agli stati membri di introdurre nelle proprie leggi l'accertamento periodico della lingua inglese, della conoscenza e padronanza della lingua inglese ai piloti. Le Joint Aviation Authority all'epoca e adesso le EASA hanno recepito, logicamente, e giustamente questo documento, questo standard, introducendolo all'interno delle proprie leggi, delle proprie normative, le quali sono state adottate dagli stati membri dell'Unione Europea. Nella fattispecie, se uno va a prendersi il regolamento attuale, che è il regolamento europeo 1178 del 2011, la parte FCL, l'LPR, Language Proficiency Requirement, è liquidato in una tabella nella quale appunto stabilisce i criteri di valutazione e la valutazione che deve avere il pilota, che va dall'1 al 6, per operare, quindi per averla trascritta sulla licenza, il candidato pilota deve raggiungere come minimo il livello 4, nella pronuncia, nella struttura, nel vocabolario, nella fluenza, nella comprensione, nell'interazione. E per ciascun livello vengono stabiliti i criteri per i quali un pilota ha raggiunto questo livello o no. Gli standard ICAO e la normativa EASA liquidano l'argomento in queste poche pagine, demandando quindi agli stati membri la redazione delle regole per l'accertamento di questa conoscenza. All'epoca c'era ancora l'Inghilterra all'interno dell'Unione Europea e l'EASA ha dato in appalto, le Joint Aviation Authority e poi l'EASA ha dato in appalto a un'azienda l'accertamento appunto di questa padronanza della lingua inglese. Logicamente, non essendoci normativa europea o standard ICAO che stabiliva la modalità di svolgimento di esame, questa azienda ha strutturato l'esame secondo sua scienza e coscienza ed è diventato un proprio vero diktat, cioè se tu volevi raggiungere, avere l'abilitazione alla radiofonia in inglese, dovevi fare quell'esame strutturato da questa azienda privata. Logicamente, dopo la Brexit, questa azienda ha perso l'appalto. E in ogni stato si sono andate a formare uno o più aziende deputate all'accertamento della lingua inglese, riconosciute dall'autorità aeronautica, le quali o hanno mutuato al 100% la modalità che aveva introdotto questa azienda inglese. Voi vi direte: qual è il problema? E no, il problema ci sono. E adesso andiamo a spiegare soprattutto perché cozzano con certe norme che ormai sono state approvate e consolidate all'interno dello Stato. Allora, andiamo ad analizzare punto per punto. Allora, come tutti sappiamo, noi quando facciamo un esame TEA, chiamiamolo così, un LPR, che viene chiamato erroneamente TEA, ma è un LPR, un Language Proficiency Requirement. Noi siamo valutati da un esaminatore, siamo esaminati e valutati da un esaminatore
sulla pronuncia, sulla struttura, sul vocabolario, sulla fluenza, sulla comprensione, sull'interazione. Di ciascuna di queste sei voci noi abbiamo una valutazione che va dall'1 al 6, dove l'1, 6 è un livello preelementare, per poi arrivare al livello 6, che dove tu sei madrelingua. Quindi dall'1 al 6 tu passi dall'essere uno che sa malapena dire yes, per intenderci, a uno che è madrelingua. Quindi il gap tra un voto e l'altro è molto ampio. Quindi tu per ciascuno di questi 6 punti devi prendere una valutazione come minimo 4, perché sotto il 4 non puoi avere la trascrizione sulla licenza, quindi non puoi operare come pilota, che per forza di cose deve utilizzare la lingua inglese. Inoltre, il risultato che andrà trascritto sulla licenza è l'overall test result. Overall test result in italiano significa valutazione complessiva dell'esame, risultato complessivo dell'esame, che non è un risultato prettamente complessivo, è un risultato, è il voto più basso che prendi praticamente. Quindi mi spiego meglio: se tu dei sei punti in cui sei valutato prendi 6 di 2, 5 di 3 e uno nell'ultimo prendi 4, l'overall test result è 4, però complessivamente non sei proprio da 4, sei di più, sei un 5 minimo, se valutiamo complessivamente. No, il diktat inglese che è stato mutuato da tutti gli stati, almeno in Italia, è il voto più basso che prendi. A casa mia non è un overall, è tutt'altra cosa. Inoltre, l'esame si svolge in questa maniera. Lo sappiamo tutti, ma lo voglio ribadire lo stesso. Praticamente tu sei davanti all'esaminatore, accreditato presso questa azienda che è accreditata all'ENAC, all'autorità aeronautica italiana oppure di altri stati. Tu svolgi l'esame nelle modalità prettamente mutuate dal diktat di questa azienda inglese, che nulla più che fare con l'Europa. Svolgi l'esame e vieni nel contempo registrato. Se uno va sul sito di questa azienda che sono deputato allo svolgimento di questo esame, si può leggere tranquillamente che se uno svolge l'esame presso un esaminatore esterno, deve essere registrato, la quale registrazione deve essere mandata alla sede centrale per il rilascio dell'opportuno certificato. Ma non è una cosa prettamente burocratica per il rilascio del certificato, avendo già ottenuto una valutazione dall'esaminatore con cui hai fatto l'esame in presenza. È ambigua la frase che viene pubblicata sul sito, perché la registrazione viene riascoltata da personale della sede centrale, deputato, il quale decide se la valutazione dell'esaminatore esterno è coerente o no. Cioè è un po', partendo dal presupposto che un esaminatore accreditato presso lo Stato, presso un ente di Stato, è un esaminatore a tutti gli effetti, è membro di una commissione di esami di Stato, si può anche dire tranquillamente, perché comunque tu sei deputato a valutare
valutare la conoscenza di qualcosa che deve essere trascritto su una licenza rilasciata dallo Stato. Quindi tu sei membro di una commissione di esame, una commissione di Stato. Un po' come quando noi andiamo a fare l'esame di maturità, abbiamo la commissione davanti dei professori che ci dà un voto da 60 a 100 per essere promossi, e quello è il voto che ti prendi e te lo tieni, a meno che tu non puoi provare che sono stati fatti atti illeciti oppure atti non propriamente consoni alla legge amministrativa, per cui fai ricorso presso il Tribunale Penale qualora ci fossero degli atti illeciti, o il Tribunale Amministrativo Regionale qualora ci fossero delle violazioni al diritto amministrativo. Ma se non ci sono nulla di questi due presupposti, il voto che ti dà la Commissione te lo tieni, quello per tutta la vita. Qui no, qui invece è come se la commissione di esame di maturità debba registrare e incartare gli iscritti e la registrazione degli orali e mandare tutta un'altra commissione privata, riconosciuta dallo Stato, per vedere e accertare e sancire se la valutazione che ha dato la commissione di esame al candidato è coerente o no. Non sta né in cielo né in terra, sta cosa qui è cozza con regolamenti, leggi, consuetudini, chiamiamole come volete, ma avviene in Italia, avviene solo qui, in questo ambito, una situazione del genere. Non avviene in nessun altro ambito. Ma neanche quando ciascuno di noi va a fare gli esami teorici per la licenza di volo, qualunque esso sia, c'è la commissione di esame, ti danno i quiz, gli rispondi, raggiungi il 75%, bene, sei passato, firmano, ti danno il foglio, non hai raggiunto il 75%, sei bocciato, devi rifare quella materia o quelle materie. Non c'è un'altra commissione che accerta che la commissione esaminatrice è stata coerente o no. Solo in questo ambito avviene questa anomalia. Inoltre, il livello 4, se tu hai una padronanza d'inglese, rientri nella tabella per il livello 4 di EASA, te lo danno senza nessun problema. Ma questa è l'ultima volta che ho fatto l'esame, ho potuto vederlo perché ho dovuto firmare. Se vuoi ambire a livelli più alti, il 5, addirittura il 6, oltre all'esame, alla registrazione, alla seconda valutazione, la valutazione dell'esaminatore, la valutazione di terzi dell'esaminatore, devi produrre anche della documentazione aggiuntiva, ossia un certificato di laurea che hai fatto un percorso di laurea in lingue. Un certificato di un corso in lingua eseguito presso una struttura accreditata, oppure se lavori in una compagnia aerea, per esempio, un certificato della compagnia aerea in cui viene attestato che il candidato ha svolto in uno stato avente madrelingua, avente lingua parlata inglese, un periodo di lavoro. Questo non esiste. Cioè io posso aver studiato, o ciascuno di noi può aver studiato autonomamente, può avere un parente in lingua madrelingua inglese con cui alla sera, prima di andare a letto, su Skype parlano in inglese, o possono esserci mille altri motivi estranei a queste tre documentazioni da produrre, queste tre tipologie di documentazione da produrre, che comunque il candidato ha svolto per arrivare a livelli di più alti, quindi avere una padronanza della lingua più alta rispetto al livello minimo che è 4. Però se non produci questi documenti, la pena può essere, tra virgolette, la penalizzazione può essere il mancato rilascio dei livelli più alti. E ecco, io quindi questo è quello che io ho accertato.
e penso anche molti di voi, è facilmente comprensibile che è un caso molto anomalo questo. Uno, perché non c'è nessuna normativa internazionale che specifica questo. Secondo, cozza con fonti di diritto le quali dello Stato italiano, le quali specificano e sanciscono perfettamente i compiti, i doveri e i poteri di una commissione di esame. Avviene in tutti gli ambiti, anche in quello aeronautico, escluso in questo particolare ambito. Allora, penso che quindi sia venuto il momento di uniformare anche questo, questa modalità con le leggi del nostro Stato, mancando regole internazionali che stabiliscono appunto che l'unica modalità di esame è questa qui. Vi lascio a voi riflettere, grazie per l'attenzione. Se vogliamo possiamo anche sottoporre questa problematica, questa incongruenza a chi di dovere. Grazie per l'attenzione e una buona giornata ancora.